Io mi chiamo Gilberto Croceri, siamo nelle Marche, in provincia di Fermo. Insieme a mia moglie Violeta e al nostro figlio Andrea abbiamo una piccola azienda agricola e ci occupiamo della coltivazione di legumi e cereali. Gilberto, scusa, ma perché coltivi lenticchie e frumento insieme? Diciamo che è un'esigenza che è nata dopo la prima esperienza di coltivazione della lenticchia 7-8 anni fa, quando per salvare il raccolto abbiamo dovuto fare molto lavoro manuale, e quindi uno sfalcio a mano, un'andanatura a mano per poi poterla trebbiare. E da lì ho cominciato un po' a ragionare su altre possibilità di meccanizzare questa coltivazione e è nata questa idea di consociarla con il grano, che oggettivamente comincia a dare dei risultati. Gilberto, quali varietà di lenticchia e frumento coltivi in consociazione e perché le hai scelte? Allora, per quanto riguarda il frumento, ho potuto attingere un po' a quella che è stata l'esperienza, diciamo, storica di mio padre, che è ancora vivente, e quindi mi ha raccontato un po' cosa si coltivava negli anni 50, negli anni 60. E quindi il ricordo è andato a questi grani tipo Iervicella, Frassineto e altre varietà che usavano in quel momento. Poi piano piano abbiamo inserito qualche altro grano, tipo il San Giacomo. Per le lenticchie ci siamo dovuti un po' rapportare all'Umbria, perché questa è una zona che non ha una tradizione di coltivazione della lenticchia. Ma quindi non hai una sola varietà di grano in campo? Inizialmente l'idea era quella di riprendere la coltivazione della Iervicella, che ha una forte tradizione almeno nel Fermano e c'è una memoria storica, diciamo, di coltivazione abbastanza forte. Siccome è un grano che è ritenuto poco panificabile, molto profumato ma poco panificabile, quindi abbiamo inizialmente adottato una mescola di semi con altre varietà tipo l'Abbondanza e il San Giacomo, perché prima imperava anche un po' questo concetto della forza della farina e quindi il San Giacomo era considerato un grano di forza e l'Abbondanza un grano che dà elasticità all'impasto. E poi piano piano abbiamo inserito dentro altri grani come capitavano, come si reperivano, ma soprattutto è venuto un po' meno questa necessità di avere il W, perché poi alla prima occasione che abbiamo fatto l'analisi della farina ci siamo accorti che avevamo una farina con un W60 e quando ti rivolgevi a un fornaio o a un panificatore sbarrava gli occhi perché dice no, questa non è panificabile, cioè non si può lavorare, Poi piano piano è arrivata una nuova generazione di panificatori che invece hanno iniziato a lavorare in purezza questi grani e a panificare queste farine che oggi vengono definite farine deboli, mentre prima venivano definite farine non panificabili, oggi vengono definite farine deboli e si sono accorti che con la pasta madre, con dei tecnicismi, diciamo, di lievitazione, si possono fare degli ottimi prodotti, Gilberto, raccontaci perché noi ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna siamo qua. Allora, diciamo che la vostra presenza, il vostro incontro, che in qualche modo è stato quasi fortuito, ma oggi lo definisco provvidenziale, nel senso che dopo aver avviato questa esperienza delle consociazioni mi sono reso conto che c'era una risposta interessante in termini di controllo delle infestanti, però era difficile stabilire quali potevano essere le densità di semina migliori e quindi essere qui insieme e sperimentare proprio con un metodo la decisione di quale sia la densità di semina migliore è sicuramente una grande opportunità. Che cosa intendi per densità di semina ottimale e quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere? Allora, diciamo che l'utilizzo del suolo per coltivare dei cibi, per coltivare degli alimenti, vede una sorta di interesse contrapposto tra noi e la natura, cioè la natura vorrebbe solo far crescere delle erbe spontanee, quelle che poi definiamo infestanti, e noi invece vorremmo avere solo ed esclusivamente dei raccolti, perché è quello che ci interessa, no? Sia da un punto di vista alimentare che da un punto di vista economico. Far convivere questi elementi va fatto in una maniera ragionata, nel senso che le infestanti è impossibile in biologico non averle, però debbono essere in una modalità che non sia esageratamente competitiva.
La lenticchia ha una taglia e uno sviluppo completamente differente dal grano, quindi bisogna capire quanto grano mettere, quanta lenticchia mettere, in modo che possano convivere insieme, aiutandosi a vicenda e non ostacolandosi a vicenda. Bene Gilberto, consociare due specie insieme in campo è sicuramente fattibile agronomicamente, ma molti si chiederanno com'è possibile poi separare i due semi diversi. Ce lo puoi spiegare? Allora, per quanto riguarda la trebbiatura, nel caso del grano della lenticchia è abbastanza semplice perché la grandezza dei semi è abbastanza omogenea, cioè il grano è leggermente più grande, la lenticchia è un po' più schiacciata, però la regolazione della macchina, della trebbia, non è complessa, non è, ci vuole solo un po' di pazienza, un po' di tempo, fare una piccola prova prima di iniziare e vedere come esce il trebbiato, vedere come esce. Nel momento in cui si decide di fare una consociazione, bisogna essere molto attenti a capire poi che tipo di macchinario hai a disposizione dopo per la separazione del legume dal cereale, perché non tutto è consociabile, nel senso che ci sono delle differenze di diametro tra il grano e come possono essere i ceci o la cicerchia, o in questo caso nostro specifico della nostra esperienza della lenticchia, che debbono tener conto del tipo di macchinario di cui disponi per poi fare la separazione, che è una separazione meccanica, di solito fatta con delle macchine a crivelli, con dei vagli, ma che non ha grosse problematiche. È chiaro che la prima volta che lo fai è un'esperienza e quindi ti ci devi un attimo gestire, ma poi sì, cioè, oramai per noi è una cosa fattibilissima. Ho capito anche le cose che non si possono consociare, ma non perché non vengono bene in campo, perché poi tecnicamente è difficile separarle, è difficile. Io nel caso della mia esperienza ho trovato che il farro di cocco è consociabile con tutto, ma poi è di difficile separazione perché le macchine a vaglio hanno bisogno di materiale, di semi che hanno una scorrevolezza e il di cocco per la sua diciamo conformazione dopo la trebbiatura non è di grande scorrimento sulla macchina, quindi diventa un po' complesso. Perbacco Gilberto, ma conosci veramente bene le consociazioni? Ma ti sarà andata male anche a te qualche volta? Puoi raccontarci delle tue difficoltà? La difficoltà principale è la semina, infatti per questo abbiamo costruito in maniera artigianale una seminatrice che ci permette di poter seminare separatamente e contemporaneamente il legume e il cereale in modo da poter dosare correttamente i quantitativi che abbiamo deciso di seminare. Quella è forse la cosa più importante, altrimenti si va un po' troppo a braccio, si va. E poi comunque, come è importante per tutte le coltivazioni, in modo specifico per quanto riguarda la consociazione di grano e lenticchia, c'è bisogno di un'attenzione notevole alla preparazione del letto di semina, perché qualche volta le lenticchie hanno uno sviluppo modesto in altezza e quindi poi se rimangono troppo in basso si fa difficoltà a trebbiarle, si fa difficoltà, la macchina al momento di trebbiare carica terra, quindi invece avere un letto di semina molto preparato, ben livellato, poi ti agevola nella fase di trebbiatura, che è comunque una fase abbastanza delicata, soprattutto se ti devi rivolgere a un conto terzi, se ti devi rivolgere. Gilberto, toglici un'ultima curiosità. Tu coltivi tutte le tue colture in consociazione, ma perché ti piace così tanto complicarti la vita? In realtà non è una grande complicazione, almeno non lo è più adesso, dopo diversi anni di esperienza. Inizialmente ti fai un po' guidare dall'entusiasmo, ti sembra quasi di essere un pioniere, ti sembra. Però poi qualche volta ci sbatti la testa perché certe cose che avevi in mente non riportano da un punto di vista proprio pratico. Sicuramente per chi si vuole approcciare a questo metodo di coltivazione, lo deve comunque contestualizzare alla sua azienda, al suo mercato di riferimento, all'utilizzo che fa, dei raccolti. Perché chiaramente se devi coltivare, dei prodotti che poi consegni al consorzio, non puoi essere in una dinamica di consociazione. Se invece fai filiera, allora puoi avere diversi prodotti.
Questo sì, comporta un po' di difficoltà, perché poi nella fase di separazione, se non ce l'hai una macchina, la devi trovare un conto terzi, quindi ti devi un po', adattare e qualche volta, c'è bisogno di un'attenzione e di una pazienza particolare per separarli. Però dopo che hai fatto i primi anni di esperienza viene tutto naturale, insomma, viene tutto. E c'è anche, diciamo che quello che mi continua a farmi lavorare in questa maniera, a farmi lavorare, è la sperimentazione del meccanismo di compensazione che c'è in campo, nel senso che comunque le stagioni non sono prevedibili, sono una variabile abbastanza forte, abbastanza significativa dell'attività agricola e quindi c'è una sorta di bilanciamento del rischio perché il cereale e il legume rispondono in maniera differente alla stagionalità, rispondono. E quindi qualche volta se uno perde, un altro compensa.